Questa settimana, amici della Tecno Team, facciamo un po' il punto della situazione con Martina Veneriano. Sosta dopo 6 giornate. Intanto i complimenti per domenica, perché Grazie, grazie anche davvero. postumi, ma grande partita. Senti, soddisfatta di questa prima parte del campionato? Ma allora dai, diciamo nì, nel senso che qualcosina in più forse potevamo farlo, però è anche vero che insomma abbiamo lottato, abbiamo cercato di fare il meglio, si può sempre fare meglio, quindi lavoriamo, magari qualche punticino in più potevamo guadagnarcelo, mi viene in mente Vicenza e Montecchio soprattutto, e anche un po' la prima di campionato contro Soverato, insomma si poteva strappare qualcosina in più, è vero l'emozione, è vero la prima in trasferta, Soverato una palestraccia, però insomma se devo fare il mio bilancio ci metto un po' tutto, Ma però Martina è una ragazza esigente, mi pare di molto, capire, ma anche nella vita molto. privata? Sì, assolutamente, sempre, quindi Cioè, non ti io accontenti mai? raramente, raramente, no dai, comunque, no, riconosco quando le cose vanno bene e sono fatte bene, però cerco sempre di pensare a quello che si potrebbe migliorare, quindi sì. Bene, allora, senti, adesso questa sosta secondo te ci voleva oppure Assolutamente sì, no? assolutamente sì, siamo uscite da una settimana di fuoco, E poi c'era un'altra di fuoco, però. Esatto, ne arriva un'altra con due impegni grossi perché abbiamo Pinerolo e Martignacco, quindi insomma due squadre molto molto forti e quindi ci voleva un attimo di recupero. Senti, cosa fai? Torni al mare? Sì, assolutamente. Ma visto che tu sei ligure, sei di Albissola, è bello anche d'inverno. Molto molto il mare è sempre bello, quindi sono contenta di vederlo un po' e mi farò due passeggiate e mi rilasserò un po'. Quali sono gli hobby, Martina? Conosciamoti anche più gli hobby di Martina, Ah, oltre a pallavolo, a me ovvio. piace moltissimo cucinare, quindi Ah, e farò una allora ricetta. magari nelle prossime settimane veniamo a casa così ci fai vedere qual è la ricetta preferita? Ma ce ne sono tante in realtà, mi piace fare i dolci, quindi farò qualche torta, non so. Fantastico, davvero. E poi letture, Sì, televisioni, assolutamente. Poi libri. studio, quindi in Cosa realtà fai, sono super Martina? impegnata. Faccio scienze della formazione primaria per diventare insegnante, quindi adesso sono al quarto anno, quindi sono addirittura d'arrivo, però devo ancora finire, quindi studierò. Allora, intanto abbiamo conosciuto un po' più, e poi magari nelle prossime settimane andiamo a casa. Come abbiamo fatto l'anno scorso, facciamo le interviste a casa con le Va nostre bene. ragazze. Grazie Martina, Ci buon riposo mancherebbe, per ci il fine mancherebbe. settimana. Grazie.